in Val d'Aso a scoprire Montelparo con Massimo Veneziani. E non potevamo che iniziare questa puntata del TG itinerante con questa splendida vista dei Monti Sibillini alle mie spalle. Quello che vedete coperto dalle nuvole è il Monte Vettore. Buongiorno da Montelparo. Siamo nella provincia di Fermo, in questo bel comune di quasi 900 abitanti, in un territorio molto ricco, intriso di spiritualità e di religiosità. Allora vediamo nel prossimo servizio realizzato da Francesca Piatanesi. Facciamo un viaggio nel mondo della spiritualità di questa zona, vediamo. Ancora oggi, passeggiando per Montelparo, è possibile rendersi conto della forte presenza religiosa che caratterizzò questo comune a partire in particolare dall'anno 1000. Qui si ritrovano tracce della presenza nei secoli dei benedettini farfensi, degli agostiniani, dei monaci francescani e olivetani. Qui nacque il cardinale Gregorio Petrocchini, il cui stemma è visibile nella facciata della collegiata di San Gregorio, tra le 16 chiese presenti a Montelparo. La chiesa di Sant'Agostino, in piazza Bramante, quella di San Michele Arcangelo, fino a metà 800 custode di un grande polittico firmato dall'Alunno, oggi nella Pinacoteca Vaticana. Nella frazione di Santa Maria, fuori dalle mura di Montelparo, la chiesa di Santa Maria in Camurano. E poi la chiesa di San Pietro, oggi sconsacrata, dove nell'antica sacrestia sono stati recentemente ritrovati alcuni affreschi attribuibili a un pittore marchigiano del 400. E la chiesa di Santa Maria Novella, con all'interno un dipinto a olio di Vincenzo Pagani, al momento in fase di restauro. Una religiosità che si compone e si esprime anche attraverso gli oggetti, custoditi nel Museo di Arte Sacra. Questo museo fa parte della rete museale dei Sibillini, che è una rete museale composta da 6 comuni che, diciamo così, appartengono sia alla provincia di Fermo che alla provincia di Ascoli Piceno. E sono dei comuni che hanno deciso di mettere il patrimonio culturale insieme e lo vogliono promuovere attraverso appunto la valorizzazione che passa attraverso il museo. Quindi è una rete museale voluta dal basso, nata per la promozione territoriale. Calici, paramenti sacri come questo prezioso corredo del 600 di manifattura francese, antifonari con gli spartiti dei canti gregoriani e croci d'altare, gli oggetti custoditi nel museo. Tra queste, degna di nota, una croce in legno e madreperla proveniente da Gerusalemme, donata dai francescani al convento di Sant'Agostino. La chiesa di San Gregorio alle mie spalle, di nuovo buongiorno da Montelparo per parlare di turismo. Qui alla mia destra il vice sindaco Paolo Antolini, al quale, che saluto e al quale chiedo un po', che cosa offre questa zona. Montelparo innanzitutto si trova in un contesto privilegiato perché si trova a 30 km dal mare e a 30 dalla montagna. Sfruttando questa sua posizione geografica, ha instaurato nel tempo delle strutture ricettive. Abbiamo 2 camping, una decina di agriturismi e un ostello gestito attualmente dall'associazione Il Chiostro. Le presenze, che sono numerose, si parla di 10.000 presenze turistiche in un periodo che va da maggio a ottobre, testimoniano quanto questo paese, diciamo, sia importante sia dal punto di vista artistico e culturale, sia per le bellezze naturalistiche. Montelparo attualmente diciamo, presta sede per un museo di antichi mestieri, un museo di arte sacra di recente apertura, in particolare il 25 aprile 2015 è stato inaugurato, e in lavorazione un museo di archeocultura che raccolga appunto i resti che negli anni sono stati trovati nella zona circostante a Montelparo. Insomma, un'offerta Diciamo. piuttosto vasta. Io la interrompo per dare spazio anche agli altri ospiti, perché le Marche sono una terra di ospitalità per gli stranieri che vengono a reinventare la loro vita. Qui, allora, qui c'è una coppia di olandesi, giusto? Io vi lascio presentare, voi siete? Erna. Rob. Allora, che cosa fate qui a Montelparo? Noi abbiamo un agricampeggio, si chiama Pico Bello. E da quanto tempo siete qui in Italia? 12 anni adesso. E perché avete scelto questa zona? Perché è facile, perché è paradiso qua. Il rispetto dell'Olanda è molto più bello qua. Sì, la clima, la montagna, il mare è sempre vicino, allora per quello. Per questo avete scelto di venire qui. Adesso loro non sono i soli qui a Montelparo, c'è una coppia di inglesi che sono Tim e Madeline, giusto? Ricordo bene. Voi avete un ristorante, qui avete aperto un ristorante, una struttura ricettiva. Perché avete scelto questo luogo? Sì, abbiamo scelto questo luogo qui.
qui per fare le nostre attività, un albergo o un ristorante, perché è una zona che adesso sviluppa con ospiti che vengono da fuori, e per noi era una decisione facile. Prima abbiamo abitato in Londra, Singapore, e adesso veniamo qui per una vita più semplice, una vita e offrire un servizio alto ai nostri clienti che vengono da tutte le parti del mondo per scoprire questa zona. Madeline, una battuta: era meglio la sua vecchia vita o la vita di adesso? La vita di adesso, certamente. Grazie Madeline, andiamo con Francesca Piattenesi a vedere un museo qui di Montelpero, che è il museo dei mestieri ambulanti. Vediamo. È uno spaccato dell'Italia del Novecento, dell'Italia artigiana che lavora, dell'Italia in bicicletta, il Museo degli Antichi Mestieri Ambulanti di Montelparo, oggi visitabile nel nuovo allestimento all'interno di quella che un tempo era la navata sinistra della chiesa di San Michele. In bicicletta negli anni 30 arrivava il medico, il maestro serale raggiungeva chi da piccolo non aveva imparato a leggere e a scrivere, il barbiere di piazza aspettava che gli uomini gli chiedessero di curvare baffi, tagliare capelli o rendere la pelle liscia dalla barba, il cantastorie con il suo carretto allietava i bambini, il fotografo sulle due ruote aveva tutta l'attrezzatura per immortalare le famiglie nei giorni di festa. Come si è formata questa collezione? La collezione si è formata grazie alla donazione di un privato, in particolare la collezione è una collezione di Industrial Design e va dagli anni 30 agli anni 60 e rappresenta appunto come un mezzo di locomozione come la bicicletta veniva declinato a seconda delle esigenze artigianali. Queste biciclette provengono da tutta Italia, ma non solo, rappresentano l'artigianalità delle Marche. Quelle più tipiche della zona marchigiana appunto sono quella dell'Arrotino, molto comune anche oggi, infatti si vedono ambulanti, e quella appunto dello scarpaio, cioè quello che riparava le scarpe, e quindi dell'industria di questa zona del distretto marchigiano della calzatura. In tutto 50 biciclette originali che durante tutto l'anno richiamano visitatori di tutte le età. E alle mie spalle la torre civica di Montelparo, alla mia sinistra sempre i Monti Sibillini, alla mia destra, io non sono da solo, c'è Loris Ferretti, che è nativo qui di Montelparo e ha fatto questo libro, Un cantastorie di paese, in cui raccoglie testi legati a questo luogo. Perché? Di poeti e di tutte le epoche, diciamo. È un ringraziamento, diciamo, un ringraziamento che abbiamo voluto dedicare insieme al mio amico Giuseppe Mariucci. Lui ha curato soprattutto la parte fotografica e le poesie che aveva in archivio. Io mi sono prestato a confezionarle con la mia musica e è uscito fuori questo libro musicale, perché abbiamo inserito anche un CD musicale e dovremmo proporlo il 19 di luglio nella giornata del ritorno. Allora ci faccia ascoltare qualcosa. Sì, ecco. Grazie. Uvide nonno, scritta da Innocenza Scienzi. Luporo nonno dentro la cantina, c'ha via una botte de castagna piena, devi moscato presto la mattina, un suzzo a pranzo è nato dopo cena. Na vocaletta con lo vicurutu, te se scolava gnutu dopo gnutu. Ringraziamo Loris Ferretti e noi con i Sibillini alla mia sinistra vi restituiamo la linea. Torniamo in studio.